Tantissimo, un'evoluzione, la Lega che è sempre meno xenofoba, viene a Roma, non ce l'ha più con i neri. Insomma, questo è importante, stasera non se ne è parlato. Eccolo qui. Lega, no al melting pot, sì al melting pound, perché è già un'evoluzione, no? E poi bisogna dire che, insomma, si sono comportati bene, via, diciamo. Civiltà padana. Salvini dice che dopo la manifestazione a Piazza del Popolo non è restata neppure una cartaccia. Sarà però rimasta la puzza. Sai, non si può pretendere tutto subito, ma ora andiamo su temi un po' più alti, letterari, direi. Ecco, come Gomorra, l'appello di Saviano a non votare alle primarie campane è subito diventato un best-seller. Perché? Più di 150.000 elettori alla prima edizione. È dura in campagna, Sai, no, no, dire di non votare, complicato. comunque, hanno eletto chi hanno eletto, no? Eccoci qui. Pregiudicati. De Luca condannato alla presidenza della regione Campania, in base alla legge Sederino. Sederino lo sistema sempre. Però nel PD un po' di sconcerto, c'è, diciamo, anche la Boschi. Caso De Luca nel PD. È una patata bollente? Non cominciamo con le battute sessiste. Sai che è Stava sensibile. Boschi, se poi arriva la Boldrini. Dai. E poi abbiamo visto i paladini della rottamazione che sono diventati i paladini del riciclaggio. Parliamo di paladini e andiamo anche ai paladini dell'antiracket, no? Paladini dell'antiracket, Roberto Helg pretendeva una tangente di 100.000 euro da un pasticcere e adesso si accontenterebbe che gli mettesse una lima nella torta. Cioè, ci si accontenta. Però ora parliamo anche di un altro grande evento che te per pura gelosia hai trascurato, perché ti conosco, sei un geloso. Sì, ma qual è? Sì, eccolo qua, grandi eventi, Madonna da Fazio. Pastorelli di Fatima, tiè! Che lui li batte. E quello c'è poco da fare, è un miracolo. Miracolo, dai. Eccolo qui. Madonna appare in Rai. Miracolo! Ma quale miracolo? Miracolo sarebbe se apparisse Eh Luttazzi. già. Oh, ma sono quelli convinti, no? Proprio, è miracolo. Madonna, miracolo. Eccolo qua. Madonna appare in Rai 2. Miracolo! Ma quale miracolo? Miracolo sarebbe se smettesse di apparire Salvini. Ci sono tanti miracoli che la televisione può fare. Comunque, adesso voliamo alto, si fa per dire. Volo di Stato con avaria. È mai possibile che lei faccia girare le pale a tutti, meno che all'elicottero? Beh, che cazzo, non è questo. E siccome siamo in tema di viaggi, insomma, non è che viaggia solo Renzi, lui è elicottero, l'altro un tram, però viaggia. Mattarella dalla Merkel, abituato alla morigeratezza, rimase scioccato da cotanta abbondanza. Povero. E poi siamo all'estero, c'è stata una mossa dell'ISIS che proprio, guarda, peggio della distruzione dei monumenti. Eccolo qui. L'ISIS dichiara guerra a Twitter. Ferma reazione di Renzi. Vada per la testa, ma l'uccello non si tocca. Che cavolo. Renzi la si allunga. E ora andiamo alle elezioni di democrazia che io credo oggi abbia dato anche, no? Perché sai che è a Mosca. No? Lezione di democrazia. In Russia gli oppositori di Putin li fanno fuori. In Italia gli oppositori di Renzi si fanno fuori da soli. Lo fai sempre depresso, Bersani, è Non è combattivo. che proprio È sprizza allegria da tutti i combattivo negli mori. ultimi tempi, dai. Sì, anche armato, solo che sbaglia mira. Non lo dovevo dire questo. Sto parlando di Bersani. E ora andiamo a vedere in Russia che succede, no? È là. Renzi, ospite di Putin. Ma non c'era un letto un po' più grande? Spiacente, Tavares Matteo, ma il lettone è già regalato a Berlusconi. Dove stanno le tire? Però poi, insomma, hanno trovato il loro punto d'intesa, io so, eccolo qui. Mosca, Renzi ai giornalisti. Niente domande. Tu hai più Putin di me.
E ora, come sai, io finisco sempre con una bella notizia, no? Sì, qual è? È il vecchietto, dai, ora gli hanno rotto i coglioni oggi. A chi? A lui che diceva delle bambine, ti porto due bambine, ma quella è roba... Ma poveraccio, quando ci pensa piange, insomma, lasciamolo stare, no? Dov'è? Appunto, eccolo qui. Cesano Boscone, Berlusconi finisce di scontare la pena. Adesso non ha più scuse, deve pagare la retta come tutti gli altri degenti.